tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Precipita nel vuoto durante un sopralluogo in un cantiere a Gemara di Fano. Primo giorno di scuola per centinaia di alunni fanesi, genitori arrabbiati invece per un disservizio degli scuolabus che ha lasciato a piedi moltissimi studenti. Cantiere ancora aperto nella centralissima via Garibaldi. Molti pazientano, qualcuno mugugna, a Natale la ditta terminerà i lavori. Una biscia lunga 1,5 metri spunta vicino al parcheggio degli ex carri di Carnevale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti. Le notizie in primo piano sul canale 17 di Fano TV e come sempre in primo piano c'è la cronaca. Cronaca che oggi registra un grave incidente sul lavoro che è avvenuto in un cantiere edile. Le immagini si riferiscono e le fotografie si riferiscono al soccorso prestato ad un uomo di 47 anni, socio di una ditta di San Costanzo che stava effettuando un sopralluogo ed è precipitato, quando è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 5 metri nella tromba di un montacarichi. L'incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere edile ormai fermo da tempo nella ex colonia Tonnini nel quartiere di Gimarra a Fano. Dopo la caduta il 47enne si sarebbe rialzato da solo, ma il personale del 118 intervenuto sul posto ha disposto il trasferimento al Torrette di Ancona in eliambulanza, lo vedete nelle immagini, per la sospetta frattura di una vertebra lombare. Sul luogo dell'incidente è stato chiamato anche il personale del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASUR di Fano e la direzione territoriale del lavoro, oltre alle forze dell'ordine che naturalmente hanno redatto il verbale di quanto accaduto. Oggi primo giorno di scuola per tantissimi ragazzi, studenti, tanta emozione anche da parte dei genitori e degli insegnanti. Il sindaco di Fano Seri, anche per questo avvio di anno scolastico, non ha voluto mancare e portare dunque i saluti ai ragazzi di tutta la città. Un tempo si riconoscevano a prima vista grembiulini blu per i maschietti e quelli bianchi per le femminucce. Oggi hanno abiti di tutti i giorni e le cartelle hanno lasciato il posto a zainetti a spalla, ma gli sguardi, le domande, le paure e lo stato d'animo è rimasto lo stesso. Per tantissimi bambini oggi è stata una giornata che non scorderanno mai più, il loro primo giorno di scuola. Beh, il primo giorno di scuola è un giorno importante, specialmente per chi inizia un nuovo percorso, per le prime elementari, per le prime medie. Io ho voluto scrivere a tutti facendo gli auguri a tutti i ragazzi e le ragazze, agli insegnanti, a tutto il corpo personale della scuola. Ma quello che ho voluto dire anche con la presenza fisica, perché poi l'importante sono anche le relazioni umane, e fare gli auguri ai ragazzi, ma soprattutto lanciando un messaggio vero, che la scuola sia vissuta come una bella esperienza anche divertendosi, perché anche le cose serie vanno vissute con serenità, ma soprattutto facendo un invito di vivere questo momento con grande curiosità, con una voglia di apprendimento, di conoscenza, ma soprattutto anche essere capaci di ascoltare. Le porte degli istituti scolastici si sono aperte davanti a loro. Primo giorno seduti ad un banco, tra l'odore dei quaderni nuovi, i libri, le penne. Alcuni di noi si ricordano anche l'odore dell'inchiostro nei calamai, preistoria praticamente. Le maestre ed i maestri che diventeranno croce e delizia e che forgeranno la loro personalità e li guideranno come educatori nel loro apprendimento. Nuove esperienze, nuove sensazioni e tanta emozione, anche e soprattutto per i genitori che li hanno lasciati lì, tra i loro nuovi compagni. È sempre bello, il primo giorno di scuola è forte, pregnante di significato, insomma, quindi interessante. Viene in mente il proprio primo giorno? Sì, il primo giorno di scuola me lo ricordo ancora adesso, quindi mi ricordo i compagni che litigavano, chi scappava,
A me è sempre piaciuto, quindi insomma il secondo bimbo è stato bello ed emozionante. Emozione? Tanta. Crescono e diventano grandi, quindi è una bella emozione però. È il primo che porta a scuola? Questo è il primo, sì, è il primo. La seconda ancora fa il nido, quindi ci abbiamo qualche altro anno. Più emozione dei genitori. Quasi più la nostra, sì, che la loro. Loro erano molto tranquilli, che hanno incontrato gli amici dell'asilo, quindi... Il primo giorno fa un certo effetto, poi dopo piano piano inizia un'abitudine, una routine, però il primo giorno fa un effetto strano, crescono questi bambini. Vivian. Perfetto. Aurora, eccola qui. Aurora, mamma mia che begli occhi che c'hai, Aurora. È un punto d'inizio non solo per le bambine e i bambini, per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, il personale delle scuole, i dirigenti e chiaramente anche per l'amministrazione comunale, che quest'estate ha fatto investimenti per oltre 500.000 di euro sull'edilizia scolastica. E questa mattina insieme al sindaco Seri abbiamo voluto toccare almeno alcune delle realtà che quest'estate sono state interessate da interventi più o meno significativi, perché c'è molto da recuperare sull'edilizia scolastica e in questi anni abbiamo cercato, in questi ultimi due anni, di recuperare quegli investimenti sulla sicurezza, sulla riqualificazione che sono indispensabili per una città che ha circa una cinquantina di edifici scolastici. Certo non mancano i problemi, c'è qualche problema sul sistema dei trasporti scolastici che stiamo provando a risolvere con la nuova ditta che segue il servizio, che sicuramente nelle prossime ore riusciremo a risolvere, ma nell'insieme direi che questa partenza è positiva e la facciamo, questa è la cosa più importante, in tante scuole che sono state rinnovate, riqualificate e messe in sicurezza. Bene, siamo pronti, via, in fila in via, dai Alice. Ebbene, l'avete sentito pochi secondi fa nella dichiarazione di Samuele Mascarin, ci sono stati dei problemi per il trasporto degli studenti. Ha raccolto tutte le informazioni sempre Lino Balestra, sentiamo. Ore 7.30 della mattina, tutto pronto in molte case fanesi per la partenza del nuovo anno scolastico. Pronti via, si esce di casa e si va alla fermata dello scuolabus. Aspetta ancora, ma il bus non arriva. Panico. Il primo giorno non inizia proprio nel modo migliore. Mamme, papà, nonni, si scatena il parapiglia per non far far tardi ai ragazzi. Ma che cosa è successo? E perché? Lo scuolabus non è passato, nessuno lo sa, ma tutti sono rimasti a piedi. Il pandemonio si scatena anche negli uffici dei servizi educativi del comune di Fano, dove fioccano centinaia di telefonate e gli operatori sono sepolti dalle proteste. Oggi è piedati e io ho fatto domanda da lunedì, però so chi doveva iniziare da oggi, che non, il pulmino non è passato. Nessun avviso, nessuna comunicazione. Fra l'altro abbiamo chiamato i servizi educativi alle 8:30, ci hanno garantito che il ritorno c'era e invece il ritorno non c'è. Non c'è, siete qui ad aspettare. Esatto. Come avete scoperto che non c'era? Non è arrivato. E quindi abbiamo fatto senza, siamo venuti a prenderli adesso. Qualche disagio, insomma? No, tanto disagio, perché chi prende il permesso, sì. Insomma, sapere che non c'è un pulmino, uno si organizza. Invece qui siamo trovati a doverci arrabattare un po' così. Vedremo, loro ci hanno detto di aspettare le ipotetiche fermate, ma da noi il pulmino non passa. Cosa è accaduto ce lo spiega l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, che abbiamo incontrato nella mattinata. Ma con un disagio vero e proprio, purtroppo, per tante famiglie, anche per i nostri uffici, e anche se non c'è una responsabilità diretta all'amministrazione comunale, mi sento in obbligo comunque di rivolgere una scusa alle famiglie, agli utenti, per i disagi che ci sono stati, perché purtroppo questa mattina il servizio di scuolabus non ha avuto avvio e purtroppo la ditta Tundo, che è aggiudicataria della gara provinciale per il trasporto scolastico che riguarda anche il territorio del comune di Fano, non ci ha dato una comunicazione preventiva di questo fatto e questo ha creato evidentemente dei disagi. Ecco, gli utenti appunto cosa devono fare? Cioè chi aveva il servizio deve fare nuova domanda? Cioè cambia qualcosa dal punto di vista proprio pratico? Assolutamente no, dal punto di vista pratico non cambia nulla, rimangono valide assolutamente tutti i passaggi che le famiglie e gli utenti hanno fatto in queste settimane presso gli uffici. L'unica differenza è che il servizio partirà a partire da lunedì prossimo, dal lunedì 19 settembre, e partirà regolarmente con gli orari, le tappe, le fermate che erano preventivate, che avremmo voluto chiaramente che la ditta potesse garantire già da questa mattina.
mattina. Da lunedì, quindi, tutto dovrebbe riprendere come nella norma, sperando che tutto fili per il verso giusto nella giornata di domani. Comunque c'è dato di sapere che l'assessore ed il responsabile della ditta Tundo, che ha rilevato l'appalto provinciale, si incontreranno per chiarire la situazione. Allora, con la nostra troupe questa mattina siamo andati in via Garibaldi, una via centralissima in centro storico a Fano, perché la via è interessata ormai da molti mesi dai lavori di rifacimento del manto stradale, marciapiedi e quant'altro. Siamo andati lì perché, insomma, i mesi e questa strada è chiusa ormai da parecchio tempo, e siamo andati a vedere un po' lo stato dell'arte delle cose. È una delle vie del centro di Fano più belle. Dalla sua sommità si riesce a scorgere il mare ed è fiancheggiata da alberi che la incorniciano, rendendola un corridoio naturale al centro storico. Siamo in via Garibaldi, che sta subendo un profondo rifacimento strutturale sia della sede stradale che dei marciapiedi e del suo aspetto finale. Come naturale che sia in questi casi, un cantiere aperto è sempre un cantiere, e per quanto attente, puntuali e professionali siano le maestranze e l'impresa che esegue i lavori nella via, immancabili sorgono difficoltà e cambiamenti nella quotidianità dei suoi abitanti. E così ci si divide tra chi accetta qualche contrattempo limitato nel tempo, a favore però di un futuro miglioramento complessivo, e chi, per necessità commerciale o fisica, non è del tutto contento. Anime e pensieri diversi per un unico contesto urbano in via di riqualificazione. Ho dovuto mettere la tappa perché le prime volte sono caduta, perché ero scalino alto e questa cosa qui non c'era. Allora lui è andato, sì, subito, esatto, a chiedere, guarda che mia mamma, mia moglie è caduta, capito? Allora sono venuto oltre, ha messo subito questa breccia e ci ha messo la tavola. Basta guardare, qui va la lunga, che non si capisce più niente qui. Tocca passare di qua, poi qua è chiuso, bisogna fare il giro fuori. I disagi sono tanti, non è che sono pochi. Con un po' di disagio, però insomma siamo riusciti ad ottenere quello che è da tanto tempo che chiediamo, e quindi ci stiamo aspettando. Mi sono trasferito qui il 19 aprile, ho fatto un mese e mezzo dopo che sono iniziati i lavori, quindi è stata chiusa la strada. Con la chiusura della strada, in pratica, tanti disagi per i negozianti, perché comunque la gente non passa più e mancati in casa. Sì. Una situazione che, insomma, vi sta sicuramente preoccupando, questa qui. Voi avete avuto anche un rallentamento dell'attività commerciale. Sicuramente sì, io non sono più su via Garibaldi ma sono sul corso, comunque sicuramente c'è stato un rallentamento, però questo dovrebbe portare poi a un giovamento, quindi un sacrificio per avere poi dei buoni risultati. Sono dell'idea che per avere delle migliorie bisogna fare dei sacrifici. Vanno a step, nel senso che adesso pensiamo che nel giro di una settimana apriamo il marciapiede e lato bar. Non le dico di più, noi forse pensiamo di anticipare, tenendo presente che abbiamo ancora tutto ottobre, novembre e metà di dicembre, pensiamo di darlo nei primi di dicembre, ecco, se tutto va come i tempi, riusciamo a stare nei tempi contrattuali, comunque entro Natale, di dare la strada fruibile. E rimaniamo in tema di lavori pubblici, perché da tempo ormai lo sapete, insomma, in città si stanno asfaltando chilometri e chilometri di strade. E c'è un problema però, un problema che ci è stato segnalato da diversi telespettatori. In via 4 novembre, all'incrocio con via dell'Abbazia, ieri sera, per esempio, intorno alle 19.30, uno scooterista è caduto rovinosamente a terra a causa del breccino che rimane depositato sul manto stradale dopo l'asfaltatura e che si concentra in alcuni punti, come potete vedere da queste immagini. E questo breccino, chiaramente, che si deposita ai lati della strada, può rappresentare un serio pericolo per la stabilità dei veicoli a due ruote, soprattutto quando si effettuano alcune manovre o alcune azioni come la frenata o quant'altro. Ecco, questa è un po' la situazione. Sempre ieri nel telegiornale vi abbiamo mostrato gli irriducibili del mare, quelli che godono del mare settembrino, dell'estate settembrina. Ebbene, oggi siamo andati
nel centro di Fano e abbiamo incontrato un gruppo di turisti proveniente da... Vediamo. Prima volta che vieni in vacanza qui? Prima volta. Come le sembra? Bellissimo. Ci verrai di nuovo. Bene. Il tempo è bello, troppo caldo però. Quanti siete? Siamo 38-39. Bene. Come mai avete scelto Fano? Abbiamo scelto Fano, siamo venuti a Pesaro, Urbino, la zona. State facendo un bel giro. Sì, è un viaggio bello, abbiamo visto cose molto interessanti. Sì, sì. Bene, bene. Signora, le piace Fano? Tantissimo, bello. Bello, bello. Cosa, quale aspetto le piace di più di Fano? Di quello che ha visto fino adesso. La piazza. Le piace Fano? Benissimo. La prima volta che viene? Sì, bello. Come mai avete deciso questa zona? Così? Gita, così tra amici, è bellissimo. Quanti giorni vi fermate, signora? In tutto sei giorni. Sei giorni? Giorni, tre qui a Pesaro e poi adesso andiamo a Rimini. Cosa vi piace fino adesso di quello che avete visto? Tutto, quasi tutto bello, 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 bello. Ci sono presenze romane e medievali qui a Fano. Vale, è molto antico, è ben tenuto e mi piace, sì. Grazie. Le opere belle, sì. Dove li ha portati a Fano? A Fano li ho portati in cattedrale, alle tombe malatestiane, gli ho fatto vedere il cortile della casa dei Malatesta. Dall'esterno qui della piazza, adesso come dicevo vado a fargli vedere il Perugino. Che impressioni hanno avuto? Ma Fano la so descrivere anche bene. E quindi? Quindi penso che sia piaciuta, insomma, Fano è sicuramente una bellissima città. Insomma, in questi sei giorni hanno avuto tanti momenti per visitare tante cose belle. Sì, poi escono dalla provincia di Pesaro Urbino, scendono giù e quindi visitano, cioè sono, è uno dei pochi gruppi che finalmente visita le Marche. Bene, buon lavoro. Allora. Grazie a voi. L'eternità è un battito di ciglia. Beh, insomma, noi ci lamentiamo tanto, poi invece vedete, c'è chi apprezza. Adesso andiamo invece a vedere queste fotografie che ci sono state inviate da un nostro telespettatore, Omar Gentili, dove si vede chiaramente una biscia piuttosto lunga, un metro e mezzo almeno sicuramente, che è stata fotografata tra la farmacia Vannucci e l'edicola, scendendo le scale nel parcheggio dove un tempo c'erano, ecco qua, vedete, dove un tempo c'erano i carri di carnevale. Questo è l'angolo là in fondo, l'angolo in cui è stata fotografata appunto questa biscia. Ringraziamo il nostro telespettatore Omar Gentili. Come sempre il numero per le vostre segnalazioni avete appena visto, 338-4968-250, è sempre a vostra disposizione. Con la biscia finiamo qui e chiudiamo il nostro telegiornale. Vi auguro una buona serata e arrivederci a domani.